Allora, io darei subito la parola alla professoressa Stefania Panebianco dell'Università di Catania. Il titolo della sua relazione è La costruzione del confine esterno, Unione Europea e flussi migratori. A te, Stefania. Grazie Giuliana, io comincerò pure ringraziando la professoressa Laschi e facendole complimenti, perché io credo che lei abbia messo insieme un programma meraviglioso. I relatori si parlano, non a prescindere, a margine dell'evento, ma anche con le nostre relazioni avrete notato che ci sono molti punti di contatto, e altri punti di contatto ci saranno con il mio intervento. Oltre quindi ai complimenti a Giuliani e al suo staff, anche io desidero partire dal motivo per cui siamo qui oggi, 9 maggio 2019, e credo che ci sia ancora bisogno di... Io non so se sentono, forse sì, c'è bisogno che... Io credo che è bello che ci siamo ritrovati qui a ricordare l'Unione Europea. Si è parlato poco oggi di Unione Europea, ormai viene menzionata molto poco, si parla di Europa, che in realtà è un bel concetto geografico, però forse Unione Europea è un po' più dell'Europa, mera geografia. E quindi ormai a lezione non posso più dire ragazzi è sbagliato parlare di Europa, dovete sempre dire Unione Europea se non lo segno. Mi sono rassegnata e cercherò di sottolineare, di evidenziare che ha un senso parlare ancora di Unione Europea, di cooperazione, del motivo per cui stiamo insieme, dovremmo stare ancora insieme, per cui ci siamo, si sono i padri fondatori dell'Unione Europea messi insieme per creare delle cose, trovare delle soluzioni comuni, dei problemi comuni. Io sono, mentre parlavano i relatori precedentemente, anche io sono nostalgica, e quindi mentre parlava il professore Verzichelli mi sono chiesta ma dove stavo io nel 1999. Io insegnavo a Malta e non era fa, perché non era solo il secolo scorso, era proprio un'era geologica fa. L'Unione Europea non includeva all'epoca Malta né Cipro, e i cosiddetti paesi di Visegrad erano ancora i paesi dell'Europa centro-orientale, e tante cose sono cambiate. A me, a Malta, dicevano che era un'eurofanatica, perché per me l'Unione Europea era sacra. Magari non era così, erano i laburisti maltesi contrari al processo di integrazione europea, hanno subito cambiato idea, tanto poi è arrivato il partito conservatore e quindi sono entrati nell'Unione Europea in tempo record. E sì, è cambiato tutto, sono cambiate tante cose, non occorreva essere europeisti in Italia, dovevo esserlo quando ero all'estero. Malta oggi fa parte dell'Unione Europea, non coopera molto con il nostro paese quando si parla di problemi migratori, eccoci qui a parlare di problemi migratori. Il titolo, come noterete, è abbastanza multidimensionale, onnicomprensivo, sicuramente il fenomeno è complicato e quindi bisogna mettere insieme tante cose. Cercherò di essere rapida e cercherò anche di utilizzare slides, e anche io mi adeguo, anch'io ormai a lezione uso spesso degli slogan, sperando che siano efficaci, che abbiano significato. Proviamo, se c'è il tempo, ad andare a fondo e a spiegare i concetti che stanno dietro questa presentazione. Noterete il doppio titolo, io ho già testato questa presentazione con altri studenti stranieri, anche studenti di liceo, studenti olandesi, studenti tedeschi, e l'idea è che appunto voi, quanto uditori, voi come corpo studentesco possiate essere per noi docenti il più internazionale possibile, e quindi è bello utilizzare un linguaggio comune, io ci credo ancora. Di cosa stiamo parlando? Problemi migratori, l'Unione Europea è in crisi, semplice. Molti special issues di
riviste che voi conoscete bene, Journal of Common Market Studies, piuttosto che Journal of European Public Policy, ma anche di recente un numero curato da Sergio Fabbrini e Vivian Schmidt di Comparative European Politics, ci si chiede dove sta andando l'Europa. L'Europa è in crisi. La crisi migratoria ha determinato una crisi dell'Europa, è un quesito sul quale molti di noi si interrogano ormai da tanto tempo, e la risposta evidentemente è sì. La crisi migratoria ha portato a galla tutta una serie di problemi istituzionali. Qualche tempo fa io parlavo di schizofrenia istituzionale, beh, rimane la schizofrenia istituzionale nel momento in cui la Commissione europea nell'agenda sull'immigrazione 2015 parla di burden sharing, e subito il Consiglio europeo ridefinisce il burden sharing come burden shifting e reputa che sia più opportuno congelare lo strumento della relocation delle quote, perché è più utile per gli stati aderire alla relocation in maniera facoltativa. Ecco, nel momento in cui diventa facoltativa non è più una condivisione di peso e di responsabilità. Quindi io partirò con questa immagine che ammetto subito me l'hanno prestata gli studenti, era una presentazione di quest'anno, l'ho trovata strepitosa, ho chiesto l'autorizzazione a utilizzare questa vignetta che trovo veramente significativa, l'immagine dei migranti che travolgono come una massa, come un'ondata l'Unione Europea è fatta da tanti piccoli individui, forse che si sentono grandi, che cercano gli strumenti e che cercano strumenti per far fronte a questa crisi migratoria, identificando tutta una serie di strumenti diversi tra loro. Graziosissima la costruzione dei muri alti. Beh, se noi parliamo di Mediterraneo non c'è bisogno di dire che non ha senso ipotizzare muri, eppure i confini dell'Unione Europea vedono oggi molti muri fisici, poi che siano dei veri e propri muri come quelli sui quali investe anche Donald Trump, o piuttosto dei fili spinati elettrizzati, sempre di muri e di barriere fisiche parliamo, ma nel Mediterraneo ormai ci sono anche le barriere che non sono fisiche ma sono legali. Gli altri strumenti, poteva essere uno strumento quello della relocation, uno schema che è stato congelato e che non ha funzionato grazie all'intervento risolutore del presidente Tusk, che nel dicembre 2017 ha capito che non si poteva insistere su uno schema che non funzionava, obbligatorio di redistribuzione dei migranti all'interno dell'Unione Europea, e che era opportuno in qualche maniera darsi un altro appuntamento. Allora a dicembre 2017 disse ci si ritrova a marzo, poi disse ci si ritrova a giugno 2018, e il nostro governo Conte Neo insediato si rallegra del fatto che sono stati adottati questi strumenti della relocation volontaria. A me era sembrato un passo indietro, ma questa era la mia analisi. Altri strumenti, chiaramente mandare gli asilanti a casa in barba alla dichiarazione alla Convenzione di Ginevra, o continuare a discutere, a cercare delle possibili soluzioni. Ecco, io credo che a questo si utilizza uno slogan. Credo che in questo momento l'Unione Europea sia apparsa, si stia muovendo come un attore in crisi nel bel mezzo, voglio dire del Mediterraneo, ma sicuramente in distress, un attore in crisi, nonostante per tanti anni la letteratura sull'Unione Europea come attore internazionale l'abbia definita un crisis manager. Ecco, probabilmente è la stessa Unione Europea che è in crisi. Rapidamente i punti che tratterò. Primo punto, parto dalla considerazione che noi stiamo sperimentando forse non tanto una crisi migratoria, e crisi migratoria nella misura in cui ci sono tanti morti, e questo sì, morti dispersi nel Mediterraneo, ma sicuramente non rispetto al fatto che è un fenomeno inaspettato, e infatti sicuramente noi stiamo sperimentando quella che possiamo definire una età delle migrazioni. Secondo punto, le cause sono locali e globali, e quindi collettivamente, globalmente e localmente dobbiamo affrontare le cause del problema migratorio. Crisi migratoria che ha determinato crisi dell'Unione Europea, l'ho già accennato, ci ritorniamo,
la schizofrenia istituzionale, diversi attori istituzionali, ma anche diversi stati, parlano di diversi approcci. Se mi permettete, all'interno dello stesso paese diversi governi parlano linguaggi diversi. Anche lì, se pensiamo a quello che diceva Enrico Letta pochi anni or sono, stiamo parlando del 2013, quell'approccio umanitario che stava alla base di Mare Nostrum sembra svanito nel nulla, perché ora si parla della costruzione dei muri e della chiusura dei porti. Chiuderò con una fotografia della Sea-Watch che io ho fotografato a gennaio nel porto di Catania, dove questi operatori, questi volontari della Sea-Watch stazionavano in attesa di poter salpare per il loro paese, appunto l'Olanda, dopo essere stati peraltro in balia delle onde davanti alla rada Siracusa, perché nessuno si prendeva la responsabilità di farli sbarcare, migranti a bordo inclusi. Politicizzazione della migrazione, credo che questo sia un problema molto importante, anche io non chiaramente in maniera così sofisticata come il collega, riprenderò rapidamente dei sondaggi Eurobarometro che ci dicono che cosa sta succedendo nel sentire comune, come stiamo politicizzando il problema migratorio. È interessante e utile pensare che il problema migratorio sia entrato nell'agenda, però bisogna vedere come viene percepito e come viene sentito. Chiuderò con la domanda ormai, come dire, consueta, dove sta andando l'Unione Europea. Che dire, perché io sto parlando di... perché sto mostrando questo... Volevo solo sapere quanti minuti ho. Sì, no, in realtà è partito Siri, la tecnologia, scusate, quanti minuti ho? Ok, quindi alle 12. Dicevo, scusate, perché ho ripreso questa mappa che avevo scaricato qualche tempo fa dal sito Migration Policy Center dell'Istituto Universitario Europeo? Perché questa mappa in maniera emblematica ci dice che il problema migratorio non è un problema che è nato con l'affondamento della nave nel 2013, nell'ottobre del 2013, quell'evento drammatico che poi ha portato Enrico Letta ad attivare l'operazione Mare Nostrum. I flussi migratori nel Mediterraneo ci sono stati. Se guardiamo gli ultimi 30 anni, ciò che è cambiato sono le rotte. E quindi quella che poteva sembrare una rotta ingestibile negli anni 90, sto pensando all'Adriatico, poi una volta che sono stati risolti i problemi politici è svanita, ma ne sono state create, oserei dire dai trafficanti, ne sono state create altre rotte, perché le rotte sono sempre collegate ai problemi sistemici, ovvero dalle condizioni sistemiche che vengono sfruttate dalle organizzazioni criminali che mettono insieme una rete efficace, quella sì, per offrire dei passaggi che non sono mai in realtà quelli che offrono, quelli che propongono. È chiaro che c'è un profitto, è chiaro, ripeto, che c'è una rete che funziona, e se pensiamo alle rotte che coinvolgono il nostro paese, che provengono dalla Libia, sappiamo bene che nel Mediterraneo centrale ci sono migranti che provengono dall'Africa subsahariana, e quindi ci sono delle organizzazioni che vanno a reclutare donne che poi vengono destinate al mercato della prostituzione, quantomeno giovani, forti, pronti a mettersi in discussione per aiutare la loro famiglia. Insomma, stiamo parlando di una condizione di povertà estrema. Quindi, che dire, negli ultimi 30 anni ci sono sempre state rotte che hanno portato nell'Unione Europea migranti, rotte diverse, che hanno sfruttato delle situazioni contingenti. Se guardiamo gli ultimi 4 anni, cosa è successo negli ultimi 4 anni lo sappiamo bene. Se consideriamo l'intero Mediterraneo, se guardiamo i dati che coinvolgono il Mediterraneo, considerando quindi le tre rotte, quella centrale del Mediterraneo, quella orientale e quella occidentale, gli ingressi via terra o via mare, che siano attraverso Cipro, Italia, Malta, piuttosto che Grecia e Spagna,
Noi sappiamo bene che nel 2015 c'è stato un dato molto allarmante, il famoso milione di migranti che sono arrivati anche via terra, attraverso la Grecia in particolare, e quello è stato un dato sicuramente importante, ma la soluzione che è stata trovata dai governanti dell'Unione Europea non è stata... particolare, oserei dire, da uno di questi paesi, la Germania, con la famosa politica via Schaffen das, le porte aperte. L'Unione Europea ha trovato delle soluzioni che nel breve periodo sono sembrate efficaci, ma non lo saranno nel lungo periodo. Vedete che c'è stata una drastica riduzione del numero di ingressi. Nel 2016 sappiamo che è stato siglato l'accordo UE-Turchia. Nel 2017 l'Italia ha siglato il memorandum of understanding, subito sostenuto dall'Unione Europea, ben contenta che si investisse sulla collaborazione con la Guardia Costiera libica affinché i migranti non arrivassero proprio, non fossero nelle condizioni di attraversare il Mediterraneo. Ecco, questo è un dato politico. Quello che vorrei sottolineare è che chiaramente gli sbarchi non si sono ridotti. Si sono ridotti, ma non si sono del tutto eliminati. Ma quello che insieme al dato numerico vorrei che voi guardasse, quindi piuttosto che il trend discendente rispetto al numero degli arrivi nell'Unione Europea, mi interessa sottolineare quello che riguarda morti dispersi in mare. Morti dispersi in mare continuano. Il picco si è registrato nel Mediterraneo centrale nel 2016, stiamo parlando di più di 5.000 morti dispersi nel Mediterraneo. Questi numeri non si sono del tutto azzerati, le morti in mare continuano. Mi ritrovavo a Kos lunedì e un diplomatico tedesco mi ha detto: sì, ma si sono ridotti. Io ho riflettuto e ho detto: credo veramente che anche un migrante che muore nel Mediterraneo per la nostra negligenza è un dato importante e rilevante. Il fatto che si siano ridotti non mi basta, vuol dire che la comunità internazionale non sta facendo abbastanza. Le tre rotte le abbiamo viste rapidamente chiacchierando, sono descritte dai dati forniti dall'UNHCR. Gli studenti conoscono bene il portale Migration dell'UNHCR, i dati sono aggiornati continuamente, dicono tutto, da dove provengono i migranti, qual è la composizione, donne, bambini, sappiamo bene essere in aumento. L'Italia è coinvolta fortemente dal fenomeno dei... quando arrivavano? Negli ultimi anni l'Italia era stata coinvolta dal fenomeno dei minori non accompagnati, mentre per esempio la Grecia è coinvolta dal fenomeno delle famiglie. Non che non ci siano famiglie rispetto al Mediterraneo centrale, però ripeto, il fenomeno in crescita che ha coinvolto l'Italia fino al 2018 era quello dei minori non accompagnati, e pertanto legislazione piuttosto che associazioni di società civile si sono attivate per gestire una situazione nuova. Quindi, rispetto al fenomeno migratorio, quello che io vedo nel mio paese, o meglio nella mia Sicilia, guardando a realtà come quella locale di Siracusa, io sicuramente cito anche qui una cosa detta dal professore Virgio Zichelli: abbiamo un conflitto centro-periferia, perché a Siracusa si continua a investire sull'accoglienza, mentre il nostro governo centrale investe sull'esclusione. Ecco, inclusione ed esclusione sono ancora categorie valide, centro-periferia è la realtà quando si guarda il problema migratorio. Io sto in questo momento sto lavorando proprio su questo, su quello che io chiamo il modello Siracusa dell'accoglienza. Abbiamo visto appunto a gennaio che ministri, tra i quali la Prestigiacomo, di varie affiliazioni partitiche salivano sulla Sea-Watch e irritavano fortemente il governo centrale. Sarò rapida su questo. Non parlo più di Mediterraneo centrale piuttosto che di Mediterraneo orientale, vi invito a guardare la parte inferiore del grafico. Sta emergendo la Spagna, o meglio non sta emergendo, avevamo visto precedentemente il grafico sui trend, avevamo visto le Canarie e sappiamo bene che esiste il territorio di Ceuta e Melilla, che è una zona dove si muore arrampicandosi su per il muro, ancora più quando poi ci sono i gendarmi spagnoli che sparano. E
e sta aumentando, dicevo, il dato che coinvolge il Mediterraneo occidentale. Quindi, ancora una volta, il problema non è stato risolto dall'Unione Europea con la politica dei muri, ma è stato solo spostato. Un burden shifting in tutti i sensi, uno shifting geografico. Sempre perché stiamo parlando di pillole, di slogan e di parole chiave. Perché è opportuno cooperare? È opportuno cooperare e trovare soluzioni comuni perché, come dicevo prima, il problema migratorio ha cause molteplici. Le cause molteplici possono essere quelle normate. È chiaro che sto pensando alla Convenzione di Ginevra per quei paesi però che l'hanno adottata. Se appunto ero in Turchia ad aprile, la Turchia ha adottato la Convenzione di Ginevra con tutta una serie di limitazioni, per cui è come se non di fatto avesse adottato la Convenzione di Ginevra, e quindi talvolta la realtà supera quello che è la dimensione legale. Allora bisogna interrogarsi su come apportare riforme alla legislazione vigente proprio per affrontare il problema. Quello che ci tengo a sottolineare, proprio perché una certa parte di comunità internazionale sta sollevando il problema, siamo dinanzi a pressioni demografiche che non possono essere gestite attraverso le definizioni dell'Unione Europea, che fanno distinzione tra migranti economici. Ecco, dove li mettiamo i migranti economici? Nell'ambito della causa sono determinati dalla pressione demografica, sono determinati dalla povertà strutturale nella quale si trovano, sono determinati da tali e tanti cambiamenti climatici che determinano degli spostamenti in massa di popolazioni. E io credo che appunto la distinzione dell'Unione Europea tra migranti economici e coloro i quali hanno diritto all'asilo sia del tutto inadeguata rispetto al fenomeno attuale. Avrete notato al centro la vignetta che è diventata molto popolare in Italia, molto nota in Italia, quando appunto è stato ripreso con un disegno, con una vignetta, quel tristissimo episodio del ragazzino, del minore trovato morto con la pagella in tasca. Ecco, i migranti che arrivano in Grecia, spesso appunto in famiglie, vengono ancora salvati dalla guardia costiera greca, che del resto lì la distanza è minima rispetto al confine confini terrestri, e arrivano con i documenti, con i passaporti, vengono identificati e schiedati. Ancora si muore nel Mediterraneo. Il problema è che i dati, ce lo dicono i giornali, le news, non sono più affidabili, perché la tendenza è quella di non riportare sui quotidiani quando c'è un naufragio, così come quello che è accaduto qualche giorno fa. Sempre per andare di corsa, usando le immagini e usando anche delle parole chiave. Sicuramente c'è una crisi umanitaria, una crisi migratoria umanitaria, che può essere rappresentata da tutta una serie di fotografie. La più famosa probabilmente è quella del 2 settembre 2015 a Lankurdi. Per la prima volta si dà un viso, un volto ai morti, non solo ai migranti che ce la fanno, ma in particolare a coloro i quali non ce la fanno. Vado rapidamente perché su questo non posso assolutamente fermarmi, ho 5 minuti. Dicevamo il nesso tra la crisi migratoria e la crisi dell'Unione Europea. La letteratura non la posso riprendere in maniera dettagliata, ma sicuramente per sommi capi possiamo ricordare che ciò che è andato in crisi quando il fenomeno migratorio è entrato nell'agenda dell'Unione Europea, ciò che è andato in crisi è il principio di solidarietà, quel principio di solidarietà al quale aveva fatto riferimento Federica Mogherini nel maggio 2015, quando, se voi ricordate, in lacrime si rivolgeva alle Nazioni Unite e parlava di un dovere di intervenire. Ecco, il dovere di intervenire degli Stati dell'Unione Europea si è presto sfaldato, si è presto sfilacciato, e anche in parecchi Stati che invece hanno fatto propria la retorica della sovranità degli stati. Oggi se ne è parlato, io sottoscrivo tutto quello che il professor Morelli ha detto perché mi ci ritrovo fortemente, e quindi lo ringrazio perché
Forse non si parla mai abbastanza dei vantaggi dello stare insieme e dei pericoli dello non stare insieme. E io, come avrete immaginato, appartengo a quella che qualche politico qualche tempo fa ha definito la generazione Erasmus, ma io ne sono contenta. Ecco, non mi identifico poi necessariamente completamente con il politico che parlava di generazione Erasmus, ma sicuramente abbiamo avuto dei vantaggi. Abbiamo viaggiato, abbiamo conosciuto quei paesi. 12, 15, non importa quanti paesi dell'Unione Europea, 28, 27 che siano, c'è un vantaggio in questa comunità multiculturale, se noi però attribuiamo un vantaggio a questa multiculturalità. Ecco, invece è ritornato quel vecchio spauracchio della fortezza Europa, un linguaggio, io non sono esattamente una esperta di populismo, ma forse non bisogna necessariamente essere esperti di populismo per capire che c'è un linguaggio molto violento che è entrato nell'agenda politica. Ecco, dicevo prima, è positivo che il problema migratorio sia entrato in agenda e sia stato politicizzato nella misura in cui se ne parla, ma forse è negativo quando questo viene demonizzato. E purtroppo un discorso troppo rapido che associa il migrante con la sfida, con il nemico, è un discorso, ripeto, poco sofisticato, che pure nel populismo dilagante fa tanto e tanto effetto e ha tanto appeal. Che dire? Mi piace ricordare e sottolineare, prendendo un dato dell'Eurobarometro molto recente, che l'opinione pubblica percepisce il problema migratorio come un problema. Allora, innanzitutto lo percepisce, infatti i dati sono là sopra, principalmente nel 38% dei casi come un problema, beh, tanto, solo nel 20% come una opportunità. Il 31% degli intervistati parlano invece di entrambe le possibilità, opportunità e problema. Dati recenti, dicevo, stiamo parlando del 2018. Quello che però vorrei rilanciare a voi per ulteriore spunto di riflessione è che oggi l'Eurobarometro ci dice che per i cittadini europei il problema migratorio è addirittura più grave rispetto al terrorismo. Ecco, su questo ci interroghiamoci, non solo oggi che è la festa dell'Europa, ma in generale, perché se percepiamo il problema migratorio, ripeto, ce lo dicono recentissimi dati dell'Eurobarometro, stiamo parlando dell'autunno 2018, quindi la raccolta del dato era di qualche mese prima, quindi siamo nel 2018, non siamo nel secolo scorso. Ecco, pensare che invece il problema del terrorismo sia meno importante, parecchio meno importante del problema migratorio, credo che sia un problema sul quale non ci dobbiamo affrontare. I cittadini intervistati chiedono comunque, non torno su questo, ma avevo preparato il dato dell'Eurobarometro, chiedono che si intervenga rispetto a livello comunitario, a livello di politica dell'Unione Europea, per risolvere, affrontare il problema migratorio. Quello che è, a mio avviso, molto significativo è che si percepisce una invasione che non c'è. I dati dell'Eurobarometro, sempre 2018, ci fanno vedere che c'è una sorta di spaccatura, di divisione tra i paesi di Visegrad, ma non sono da soli, perché anche l'Italia è ben messa, che percepiscono una invasione di migranti che, ripeto, non c'è, perché percepiscono una presenza di migranti che in paesi come la Slovacchia, piuttosto che l'Ungheria, piuttosto che la Polonia, non c'è questa invasione. Questo dato dell'Eurobarometro ci dice che il cittadino slovacco, romeno, percepisce una presenza di migranti che in quei paesi non c'è, e anche l'Italia ha questo iato, questa differenza tra la percezione, una differenza importante tra la percezione di presenza di migranti e la reale presenza di migranti. Il dato più grazioso è quello dell'Estonia. E allora, perché l'Estonia invece non ha contezza del numero di migranti? Non solo perché sono di meno numericamente, ma perché l'Estonia è un paese che è sempre stato integrato con i paesi scandinavi, e quindi i collegamenti sono tali per cui, collegamenti intendo non i collegamenti rispetto al
dai mezzi di comunicazione, ma l'integrazione, l'interazione di quel territorio a livello socio-economico è tale per cui la percezione comunque è non voglio dire positiva, perché quello è un giudizio di valore, però è diversa rispetto alla realtà. E questo discorso vale anche per paesi come la Croazia, piuttosto che Svezia, Danimarca. Anche se in Danimarca il problema, come sapete, a livello di governo sta cambiando, la percezione del migrante sta cambiando a livello, ripeto, di governo, che sta cambiando le politiche. Chiudo perché il tempo, questo ve l'avevo menzionato, chiudo perché il tempo è tiranno, magari su queste cose torneremo dopo, invitandovi a riflettere sulle ragioni di questo, di questa politicizzazione negativa. Ci sono esperti a questo tavolo, in questo panel di analisi di partiti, e quindi hanno già parlato dell'ascesa di alcuni partiti. È chiaro che ci sono partiti populisti che cavalcano l'onda del migrante come un invasore e che utilizzano un certo tipo di linguaggio che fa del nazionalismo l'essenza della loro esistenza stessa. Ne ho menzionati alcuni, è chiaro che l'UKIP ha avuto un ruolo determinante rispetto a Brexit. Sappiamo bene che Alternative für Deutschland rappresenta un tallone d'Achille, ma non so, credo che voi vi siate resi conto che il mese scorso le elezioni finlandesi, anche le elezioni finlandesi, sono state vissute al cardiopalma, perché c'era il Finns Party che al rush finale non ha raggiunto il sostegno del partito più grosso del paese, e quindi eravamo lì, è stata una vittoria a filo del rasoio. Che dire, crescente nazionalismo alimentato e fomentato tutta una serie di partiti populisti hanno determinato a livello di istituzioni comunitarie, a livello istituzionale, una forma che voi conoscete bene, quella del veto power, e quindi quando si blocca una determinata decisione non si va più avanti, si investe sulla chiusura dei confini piuttosto che sulla elaborazione di una politica comune. Quando io dico politica comune in questa slide, non senza rammarico, penso a un'occasione mancata. La riforma di Dublino poteva essere una chance per noi italiani, oserei dire, siamo a Forlì, lo posso dire, per noi paese di primo approdo era interessante e utile che il migrante potesse invece chiedere di raggiungere la comunità in Svezia, oppure di essere identificato e schedato in Germania perché aveva già studiato lì. È stata un'opportunità mancata, ma noi studiosi lo possiamo dire, sarebbe bene che anche i nostri politici lo riconoscessero. Bene, la politica può congelare, bloccare le posizioni di policy comuni e interessanti per noi. Dove sta andando l'Europa? Sono solo delle suggestioni. Io a voi chiedo se esiste ancora una comunità di interessi e di idee che stavano alla base del processo di integrazione. Sono preoccupata, ma questo non ve lo dico da studioso, ma da cittadina europea. Quello che mi chiedo è che fine abbiano fatto valori e principi comuni. La slide vi propone tre modelli. Tutti ci interroghiamo sui modelli. È chiaro che cerchiamo di capire dove sta andando l'Unione Europea. Conosciamo bene l'esempio della Brexit. C'è stato un momento in cui si parlava di Grexit, di Italexit, di Nexit. È veramente l'exit il modello verso il quale stiamo andando? Probabilmente no. Si parla di geometria variabile, si parla di velocità differenti, si va verso la differenziazione, ma è già nelle cose la differenziazione. Quello che è importante è capire se e quanto i nostri policy makers investiranno su diversi momenti, diverse policy che possono progredire più rapidamente, un po' come quello che c'è già. Io non entro chiaramente nel discorso dell'euro, ma euro, Schengen e cooperazione rafforzate sono sicuramente un dato, una
fotografia dell'esistente, e quindi piuttosto che dissolvere l'Unione Europea sarebbe probabilmente più utile comprendere che problemi comuni si affrontano e si gestiscono collettivamente ridefinendo l'Unione Europea esistente, perché questa possa essere più efficace. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, per la vostra pazienza, perché ho sforato anch'io di diversi minuti, e chiudo con la foto della quale ho il copyright della Sea-Watch attraccata sul nostro molo del porto di Catania. Non ho la foto della Diciotti perché non sono riuscita a fotografare la Diciotti, che invece staziona ormai in un molo lontano rispetto al molo di Levante, proprio perché nessuno la fotografi. Le due navi della Guardia Costiera Italiana, Diciotti e la Dattilo, stazionano nel porto di Catania, sono ferme come se il problema migratorio non esistesse più. Mi hanno spiegato la Guardia Costiera che ormai la Guardia Costiera è ritornata sul vecchio standard compito di law enforcement, e quindi tre volte a settimana io vedo questa nave, sono al porto per altri motivi, e vedo tre volte a settimana queste due navi stazionare perché non c'è una emergenza migranti. Grazie.